Livorno per questo convegno, cosa sta facendo il governo per la sicurezza in questo settore? Per la sicurezza noi siamo partiti intanto da subito con un coinvolgimento con i sindacati e soprattutto col sistema delle autorità portuali per andare a fare un nuovo protocollo anche con l'INAIL per andare a individuare le tipologie di lavoro portuale e soprattutto i rischi che si affrontano all'interno del lavoro portuale, in modo da avere una banca dati finalmente per poi andare a fare delle politiche che siano disegnate sui lavori portuali. Contemporaneamente abbiamo inserito anche nelle nuove linee guida sulle concessioni un tema, quello che gli investimenti sulla sicurezza sul lavoro verranno comunque considerati e saranno considerate premialità nelle nuove concessioni, perché bisogna portare gli operatori a investire sulla sicurezza e non solo sull'economicità delle lavorazioni e sulla redditività dello scalo. Per noi il tema è fondamentale, purtroppo anche nell'ultima settimana c'è stato un episodio che ha riguardato il terminal di Voltri a Genova con un nuovo incidente. È chiaro che bisogna andare in questo momento a fare una formazione continua e a pretendere che anche determinati controlli sulla gestione interna vengano mantenuti. Poi è chiaro che il rischio zero non esiste, soprattutto quando ci si trova in delle aree in cui bisogna prestare particolarmente attenzione, quando si movimentano mezzi, gru e contenitori che pesano numerose tonnellate. Quindi qualsiasi errore può essere non solo causa di un incidente, ma purtroppo anche fatale. E proprio per questo bisogna puntare moltissimo su una formazione e anche poi su un ringiovanimento di tutto quello che è il lavoro portuale, perché noi non possiamo pensare di tenere persone a fare lavori psicologicamente più che fisicamente, ma soprattutto che devono avere delle attenzioni costanti quando queste persone iniziano ovviamente ad avere un'età particolarmente avanzata. Quindi questo è un altro tema. Noi in finanziaria già abbiamo messo delle risorse, ora bisogna fare in modo che queste risorse si trasformino in misure che consentino un rinnovo della forza lavoro presente nei porti, con la possibilità di andare in condizioni di prepensionamento. Però ripeto, è una misura che noi ci teniamo molto, ma che bisogna costruire con dati oggettivi, perché purtroppo le normative italiane in questo momento hanno un po' penalizzato una particolarità, che è quella del lavoro portuale, che spesso è codificata come invece qualsiasi altro tipo di lavoro, cioè chi lavora lato banchina con un elevatore viene indicato e codificato come chi lavora in un piazzale in pianura padana di qualche milione di metri quadri. Non è la stessa cosa, perché lato banchina, se sbagli una manovra, magari finisci in mare. In un piazzale di 1 milione di metri quadri, magari anche la possibilità di recuperare l'errore.